Ciao ragazzi, ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale Let's Talk About. Allora, oggi vi voglio parlare di un profumo che sta facendo innamorare le persone ed è un fantastico profumo di nicchia di casa Nobile 1942, una casa profumiera italiana totalmente nata a Genova. Da nasi profumieri assolutamente fantastici. Oggi mi vorrei concentrare sulla profumazione della stanza delle bambole, appunto di Nobile 1942. Lasciamo stare il packaging che è fantastico, all'interno si trova in questa scatola di velluto rosso, regalissimo, meraviglioso, ma parliamo della fragranza, perché alla fin fine è vero che è bellissimo parlare del packaging, ma secondo me è più importante in questo caso dare spazio proprio alla fragranza. Allora, questo è il packaging esterno, quindi estremamente elegante. Qui avete lo stemma della trilogia che è uscita nel 2020 di questa linea onirica, dove si parla appunto di profumazioni che vengono dal mondo più inconscio che non. Quindi sono tre fantastici profumi, trovate il Giardino delle Delizie, Castelli di Sabbia e poi c'è questo che è fantastico. Allora, nasce nel 2020, quindi allora, quando l'ho sentito la prima volta sono rimasta davvero di stucco. Raramente io rimango così folgorata da un profumo. Vi spiego perché. Allora, quando l'ho annusato, tenete conto che è un estratto di profumo, quindi va proprio calibrato. Io sono solita mettermi litri di profumo, ma in questo caso devo un attimo contenere il mio euforismo perché, essendo molto concentrato, se spruzzato troppo, dà proprio fastidio. Ok? Quindi nelle note di testa troviamo il bergamotto, il mandarino e il latte. Qui c'è un abbinamento abbastanza scontroso, nel senso che avete l'innocenza del latte, quindi questo odore proprio di un bicchiere di latte, e avete in contrapposizione molto molto marcato questo aspetto acido e acidulo del mandarino e del bergamotto. Ed è questa la parte in cui dovete stare attenti perché se spruzzate troppo intensamente questo profumo, avete poi l'effetto non rancido, però avete questo effetto troppo turbolento per il naso. Come note di cuore troviamo le note talcate, l'ylang ylang, il fiore d'arancio e il biancospino. Come note di fondo invece trovate il muschio, il sandalo, la vaniglia e la fava tonka. Allora, è un tripudio davvero di dolcezza. La cosa che mi viene in mente, ovviamente, è il viso di una bellissima bambola, ma non perché è nominato così, ma perché proprio mi viene in mente questo sentore di plastica, ma una plastica dolce ed infantile. Io avevo una bambolina meravigliosa, era una bambolina cicciottina che aveva questo odore fantastico di bambolotto, proprio di pesca abbinato al latte e alla mandorla. E mi ricordo che da bambina io ero innamorata di sta bamboletta, quindi avevo sempre con me lei e mi ricordo che annusavo sempre questo suo visino proprio perché mi ricordava questo profumo che non avevo mai sentito in realtà. Questo è uno di quei profumi che riesce veramente a rievocare questa nota innocentissima di plastica. Si sente in apertura davvero questo fortissimo bergamotto con questa nota di latte, quindi dolce, agrodolce se vogliamo. Dopo questa apertura dura veramente tanto questo odore di latte, si sente entrare a punta di piedi l'ylang ylang. Quindi dà una smorzata questo latte, questo odore molto un po' mangereccio e si sposta poi sulle note talcate. Alcune delle note presenti nella piramide olfattive non le sento particolarmente precise. Io adoro ad esempio i profumi in cui si percepiscono le note, ma non sono così nette, no? Cioè alla fine penso che sia un mix, un'armonia tra i profumi e tra le essenze che vengono messe nei profumi che poi dà quel tocco in più dell'artista. La fine di questo profumo, che adesso poi vi parlerò anche della persistenza e del suo sillage, è veramente dolcissimo. Si sposta da queste note di cui vi ho detto appunto prima su una base molto calda di fava tonka, che in abbinamento all'ylang ylang, secondo me, crea questo effetto di plastica. È fantasticamente dolce, deve piacere il genere perché tanti, tanti, tanti ovviamente
una dolcezza di questo tipo non sempre la amano. Si può intrasentire, tra virgolette, si può tra l'altro percepire un odore, per chi volesse farsi un po' un'idea, il latte di mandorla, ok? Quindi non è solo la mandorla, a mio parere, è proprio un mix tra il latte di mandorla, l'ylang ylang e poi questa favolosa fava tonka che rende il profumo estremamente corposo. Quindi immaginatevi proprio una bambola che ha questo viso bellissimo, con questa pelle fantastica e ha questo odorino meraviglioso. È un profumo che veramente mi ha spiazzato e lo uso veramente con parsimonia. La sua persistenza, ragazzi, come è appunto detto dal parfum, perché non è uno di parfum, è un estratto, è veramente fantastico. Lo metto, cioè, tranquillamente, vi fa una giornata intera e se ovviamente non fate doccia o comunque non lavate il vestito, fa anche la giornata dopo. Ha quest'aura meravigliosa, innocente, che vi pervade per tutte le ore. Invece il suo sillage è veramente estremo. Vi dico solo che avevo questa persona più o meno a 5 metri da me e lei ha sentito questo profumo. Ho anche delle mie clienti che entrano nel nostro negozio e sentono: ma questo profumo di bambola? Ecco, ecco. Quindi per dirvi che l'estratto di profumo di Nobile della stanza delle bambole fa il suo lavoro, è fantastico. Bene ragazzi e ragazze, siamo arrivati al termine del nostro video. Se vi è piaciuto lasciatemi un like, scrivetemi nei commenti se conoscete l'azienda di Nobile 1942 e quali profumi e fragranze avete di questo brand. Ci vediamo al prossimo video. Se non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi, mi raccomando, e noi ci vediamo al prossimo video. Un bacio, let's talk about!